così alternativo dell'Ombretto Club di Mac. Abbiamo visto un sacco di smokey eyes con questo club. Li abbiamo visti su base nera, su base blu, su base marrone, persino sulla base marrone li ho visti. Tutti molto belli, di grande effetto, eccetera, però boh, forse un pochino meno portabili anche durante il giorno. Benché io me ne sia strafregata e li abbia messi anche in pieno giorno, anche in ufficio, cose così. Invece, vi raccontavo già qualche tempo fa, dando un'occhiata da Sephora, ho visto un'accoppiata, un duo di ombretti che avevano un'aria, insomma, diciamo così, familiare. Ho provato a fare uno swatchino sul dito e il colore scuro era in tutto e per tutto simile a Club. Quello di fianco era azzurro, molto molto chiaro, e io ho gli occhi verdi scuro, vedete? Quindi io generalmente gli azzurri non li uso ed è molto difficile che io usi gli azzurri, al limite mi lancio sui blu. Ma è una cosa che oramai capita molto molto di rado, sono in una fase molto marroncina, è molto sfumata, molto calda, diciamo. Però quello è un esempio, insomma, che mi era piaciuto. Ho fatto uno swatch anche sull'azzurro e magia, l'azzurro non era azzurro. Era una roba che io adesso vi farò vedere. Allora, la faccia è orrenda ed è lavata naturalmente. Io comincio a, si vede, sì. Con questa base HD, perché siccome uno diventa sempre più giovane, con gli anni che passano, è molto importante che il viso sia ben idratato, che sia trattato bene, eccetera, altrimenti quando poi gli metti sopra trucchi, robe varie, la pelle fa e ti sputa tutto via, si lucida, assorbe, fa le rughe, fa un disastro di roba. Ecco qua. Poi un'altra cosa che io avevo visto sul tubo era che l'Elisir HD va messo dopo il primer. Boh, e noi lo mettiamo dopo il primer. E poi lasciamo tutto lì, nel senso che io metto qualche gocciolina sulla mano, vedete qua, che sta colando. Ecco. E poi me lo spalmazzo un po' dappertutto, così. Poi dice il popolo, anzi i tecnici, come dico sempre io, dicono che bisogna lasciare tutto lì in modo che si riposi. E noi lo lasciamo che si riposa. Ecco. Adesso asciughiamo la zampina. Ora io ho portato parte del mio tesoretto qua. Ci vuole una base. Ovviamente Painterly e quale altra. No, beh, spesso, abbastanza spesso uso anche il Primer Potion di Olay, no, non è male in effetti, è molto buono. Allora, io comincio, sì, avete notato, io faccio questa follia, no, non è una follia in realtà, è una cosa che qualche makeup artist raccomanda, cioè di fare i trucchi, specialmente gli smoky più scuri, eccetera, quindi quelli che hanno molta caduta, di farli sulla pelle, per così dire, nuda, e dopo di mettere il fondo. Io poi alla fine lo faccio come abitudine e vabbè. Allora, vedete, io devo raccogliere le cose con questa palettina satanica per un motivo molto semplice, che ho le unghie molto lunghe e quindi anziché prendere il prodotto con le dita, lo prendo con le unghie e poi fa un po' schifo che lo devi grattare da sotto l'unghia, quindi forse non è il caso, meglio la palettina che poi viene pulita ogni volta. Ecco qua. Allora, dunque, l'alternativa che io avevo trovato, scusate, sbircio nel mio tesoretto, che io avevo trovato tra i miei averi, vediamo se lo trovo, se devo andare a prenderlo. Sì, l'è lì. Tra i miei averi era, beh, ovviamente, vieni su, Monello. Beh, questo è Club. Io me lo sono depottato da sola, sempre su consiglio di una fantastica trovata sul tubo, eccezionale. Allora, quello che userò io è un ombretto minerale. Mi dispiace per le fanciulle che odiano la polvere libera. Io invece adoro la polvere libera perché secondo me
Boh, per me si modula meglio, è molto, molto più bella. E avendo costi in certi casi, mica sempre, relativamente contenuti, se ne possono prendere di più e quindi si può avere una maggior varietà. Allora, questo qui è, lo rimetto come era prima, che forse è meglio, sì, è Miao Cosmetics, è una casa americana di prodotti minerali, che fa delle serie che sono, diciamo così, parzialmente limitate in certi casi, cioè sono serie ricorrenti, loro hanno uno zoccolo duro di colori che ci sono sempre e poi delle ricorsive, quindi delle collezioni che ritornano a seconda dei periodi dell'anno. Questa qui era una collezione che si chiama Venerdì 13 e aveva a che fare con Halloween, periodo delle streghe, eccetera. Questo colore si chiama Miss Fortune ed è, vediamo se riesco a farvelo vedere prima dentro il barattolo, lo giro, sì, guarda lì che si vede, eccolo là, vedete? È azzurro, come dice, beh, è azzurro. E allora, mo vi faccio vedere lo swatchino prima di metterlo sull'occhio. Allora, voi forse non lo vedrete molto bene nello schermo, ma ha una pearlescenza rosa, color rosa cipria. È bellissimo per quello ed è per questo che riesco a metterlo serenamente senza sentirmi un clown, perché appunto ho questa tendenza verso una tinta che poi in realtà io porto abbastanza spesso. Allora, vediamo un po' di cominciare. Oh mamma, ci sono i vicini di casa che passano qua davanti. Dunque, vediamo, sì, perché io sono al piano terra e sono in salotto e però la migliore luminosità ce l'abbiamo a quest'ora, ce l'abbiamo qui in salotto. Chissà cosa penseranno quelli che mi vedono. Va bene, allora cominciamo. Io comincio a mettere Miss Fortune sulla palpebra. E quindi, sì, vabbè, per quelle che si aspettavano chissà che sorpresa, in realtà è questo. L'uso alternativo di Club è in un trucco normale sfumato e non in uno smoky tutto scuro, ecco. Però siccome siamo sempre così abituati a vederlo fatto in quel modo lì, e allora dico, vabbè, se non proviamo a fare una roba diversa. Oh, mamma, sei quasi 8 minuti, che palle sto video. Adesso vediamo di fare in fretta, così almeno voi non vi annoiate e non scappate via. Ecco qua, insomma, facciamo una roba sempre abbastanza sul veloce, anche perché poi alla fine vi avevo detto, vabbè, mi faccio la tinta, così faccio tutto il tutorial bello. Poi in realtà per fare la mia tinta ci vuole un sacco di tempo, perché io ci impiego un sacco di tempo perché me la faccio da sola. E quindi ho detto vabbè, pazienza, senti. Con l'ananas in camicia di forza, doppia molla, questa è una dedica alla Alice, con l'ananas a doppia molla in camicia di forza, ho detto vabbè, senti, mi trucco subito, così almeno poi posso farmi come si chiama? Posso farmi la tinta. Allora prendiamo Club adesso e chiaramente lo andiamo a mettere nell'angolino usando questo pennellino che non fanno più di cosa di Neve Cosmetics. Allora chiaramente stamattina non mi viene fuori niente, mi pare ovvio perché quando cerco di fare le cose morire che mi riescano, vabbè. Allora, sapete che cosa facciamo? Prendiamo una matitina. Mi piacciono queste modifiche in corso d'opera. Prendiamo una matitina che spero di trovare facilmente. Sei tu? No, non sei tu. Una matitina. Sei tu? No, però potresti andare bene. Allora, io ho una passione per la matita e morire che la trovo male al primo colpo. Eccola qua. Oh, ormai è straconsumata. La matita pioggia top di Neve Cosmetics. A me piace molto perché secondo me è estremamente versatile, cioè va bene con tante tinte. Allora, cosa facciamo? Noi facciamo sì, mi è arrivato un messaggio su WhatsApp. Si è sentito ting. Allora, è molto versatile nel senso che si presta a essere impiegata su molti colori. Ecco, allora noi rendiamo un po' più importante questo angoletto che forse abbiamo infestato un po' troppo di azzurro.
Ecco qua così, così. E poi ci ripassiamo sopra club e vediamo, si fa un po' meglio. Sì, insomma, abbiamo fatto un trucco un po'. Vediamo se riesco così. Sì, forse va un po' meglio. Ecco qua, scuriamo per bene l'angolino. L'angolino lo scuriamo bene. E scuriscititi, non si scurisce. Sì, beh, dai, più o meno, all'incirca, forse. Ecco qua, poi passiamo anche un pochino sotto. Ok, poi prendiamo un altro pennellozzo. E mettiamo già un colore sotto l'arcata. Io stamattina ci vorrei mettere, andiamo sul leggero, mettiamo brulè. Allora, brulè sotto l'arcata. Un colore stamattina, sempre fatto apposta, no? Mentre tutti mi hanno detto, ah sì, fai il tutorial, e ovviamente cosa succede? Non funziona niente. Beh, allora, poi prendiamo un altro pennellino e mettiamo un colore di transizione. Io metterei sì, metterei Kid, che è un pochino più chiaro. Ecco qua, aspettate, scusate la zampona davanti, ecco, altrimenti non vedo più niente. Allora, metterei Kid qua, lo sfumiamo, meglio che si può. Ok. Ok, a questo punto, siccome in effetti l'effetto con club è relativamente leggero, sapete cosa facciamo? Scuriamo un pochino ancora l'angoletto con Mystery. E anche la riga inferiore. Può andare all'incirca. Allora, dopo che abbiamo fatto tutto questo trucco favoloso, passiamo la scopa, e siccome allora io proverei a mettere il nuovo arrivato, almeno per me, sempre Mia Cosmetics, Pampered vuol dire che è una coprenza media e come tinta vedrete è piuttosto chiaro, però io stamattina sono color sedere di mucca, quindi insomma va benissimo così. Allora lo cominciamo a mettere in giro, dopo andremo a, io lo so che voi state guardando inorridite tutte le sbavature che ho intorno agli occhi, ma poi le andiamo a correggere con il correttore. Vedete che io mostro orgogliosa le mie due Samsonite qui sotto. Che ci volete fare? Quello, ragazze, è l'età, è inutile nascondersi dietro un dito. Non soltanto la carta d'identità, ma ahimè, anche l'aspetto parla chiaro. Mettiamolo un po' anche sul doppio mento, sfumate sulle rughe del collo. Ecco.
Nonostante siano la cosa meno indicata del mondo per le pelli mature, io adoro il fondotinta minerale perché è naturalissimo, dà un effetto estremamente naturale ed è leggero, dà molto poco fastidio, molto bello. Allora, sì, è proprio una cosa minima. Adesso poi vi farò vedere perché faccio una cosa minima. Allora, questo lo mettiamo qua ed è un Instant Anti-Age di, sa il cielo, cos'è? L'Oreal? Maybelline? Boh. Copre immediatamente le occhiali. Beh, al supermercato, sapete. Questo, poi, lo sfumo, adesso vi racconto, e qui c'è il colpo di scena, con il fondo Neutral Light di Neve, che io ho preso in campione, siccome mi è risultato troppo chiaro, ho detto, aspetta un attimo, prendo il pennellino e sfumo tutto nel tentativo vano in realtà di cancellare quella razza di bagaglio che mi trovo sotto gli occhi. Sfumo tutto meglio che posso, cercando di non creare almeno nel limite del possibile l'effetto panda. Ecco qua, che già un po' si vede l'effetto panda, ma adesso sfumiamo tutto quanto. Abbiate fede. Abbiate fede. Ecco qua. Adesso diamo di nuovo una passatina col fondo. Oh mamma, 16 minuti, non lo guarderà nessuno. Non lo guarderà nessuno. Non lo guarderà nessuno, anche perché ci vorranno 2 ore per caricarlo su sul tubo. Vabbè, pazienza. Allora, insomma, l'abbiamo sfumato un pochino di più. Poi facciamo un tentativo, ma ridicolo, eh? Un tentativo ridicolo di contouring. Ridicolo perché io sono un cane. Scusate, sono un po' in canottiera qua. Vabbè. Allora, dicevamo, facciamo un ridicolo tentativo di contouring con Maldive. Bello il pennello, eccolo qua. Sapete, siccome io ho sempre paura di sembrare una passeggiatrice, io comunque tendo a tenere tutti i trucchi sempre abbastanza leggeri. Poi in realtà mi guardo e dico, boh, non si vede niente, perché tento, cerco di non esagerare, insomma, poi appunto alla fine il risultato sono sempre quei lavori che hanno l'aria di essere fatti a metà, proprio perché. Proprio perché, siccome è tenuto tutto leggero, aspettate che non trovo il pennello. Zoeva, guardate qua, fantastici. Questi qui sono fantastici, favolosi. Allora, adesso invece sulle guanciotte cascanti mettiamo, aspetta, come si chiama? Ah, sì, il famoso tenderling. Eccolo qua, favoloso. Sulle guanciotte cascanti mettiamo tenderling. Ecco, io adesso vedermi così mi sembra di essere un clown. Poi so che quando vado alla luce del sole in realtà si vede una gotta, cioè non si vede niente. Ok. Facciamo un po' di Maldive qui, un po' qua. Mettiamo un po' di fondo bene sul mento che non l'abbiamo messo. Insomma, vedete, sono un po' una pasticciona. E mi sono anche dimenticata la cipria, ma fa niente. Allora, passiamo al pezzo che ci ha fatto conoscere, e cioè le sopracciglia. Ecco qua. Strat. Matita per rosticce. Tiriamo fuori la punta, poco. E la mettiamo in modo da infoltire il tutto, allunghiamo un po'. Tra l'altro la Dahlia, che è la mia brow mistress, è sempre molto brava lei a fare il lavoro, però stavolta secondo me le scappò il filo e quindi me le ha fatte un po' più sottili da una parte, cioè un po' più rade da questa parte qui, che
non dall'altra. Però vabbè, io la amo con ogni mia singola cellula perché quella donna mi ha fatto scoprire un mondo del pelo che io non avevo, del quale io non avevo idea. Bellissimo, un sistema che almeno per le sopracciglia male non fa. Poi tutti gli altri peli sembra che ti stiano torturando, ma insomma, non siamo forse abituate noi donne a essere torturate per essere belle. Ecco, qui ci siamo già. Ecco, io vado proprio a ridefinire, riempire, scurire. Che uno dice, ma perché ti metti il colore rosso se poi in effetti c'è sempre l'ananas? Ma io adesso, oggi, appunto, mi faccio la tinta, mi ricoloro i capelli. Cosa che faccio da sola, io il rosso me lo faccio da sola con le tinte professionali perché siccome sono subentrati problemi di carattere economico, abbiamo dovuto stringere e quindi, ahimè. Le cose superflue, si fa per dire, vengono tagliate. Dice, oh, tutti questi trucchi dove li vai a recuperare? C'ho delle. Sì, no, in realtà. Dunque, non mi sto distraendo. Big Fatty, Big Fatty, Big Fatty è fantastico, io lo adoro, è bellissimo, eccezionale. Poi ci vuole l'acido solforico per toglierlo la sera, però insomma. È quello che mi dà la maggior soddisfazione, ma io volevo anche comprarmi ultimamente un fondotinta che desse un po' meno un effetto ciglia finte perché proprio per i trucchi di tutti i giorni non c'è mica bisogno di avere tutto sto po' di roba. Però questo qui è veramente fantastico e non te lo togli più di mezzo, insomma. Ecco, vedete che adesso che il trucco è lì da un po' fa un effetto molto più bello, tutto bello sfumato. Ed è un'alternativa carina, uno dice sì, vabbè, però club non si vede. E non è vero niente però che non si vede, perché quando poi siete colpite dalla luce del sole, ovviamente i riflessi sono molto diversi. Ecco qua, oh Madonna, ho fatto ballare tutto, ho picchiato con la gamba sul tavolo. Bocca! E poi abbiamo finito e vi lascio così non vi rompo più le scatole. Perfettina. Tutta incasinata, fuori dal bordo, sul bordo, dentro il bordo. Questo lavoro è particolare per chi? Per chi come me, di voi, non ho più 15 anni. Poi si sfuma, in modo che quelle orrende rughe da vecchia che vengono tutte così dritte intorno alle labbra non ci siano più. Ok? Poi, con cosa ci dilettiamo, care le mie donne? Allora, ci dilettiamo con. Ma sentite, che ne direste? Proviamo Pupa Aim, numero. Oh, ha perso il tappo! Oh, mater dolorosa! Dove è finito? Ah, eccolo qua, deve essere questo. Sì. Ah, vabbè, ma non c'era il numero scritto sopra, non è grave. È proprio una questione di coso. 101. Si vede? Molto poco. 101. Allora, vediamo. Contorniamo però, io contorno comunque sempre perché mi illude di sbavare un pochino meno e lo bordo con, faccio il bordo con psiche, che è nudo praticamente. Un'altra cosa che io non faccio è mettere i rossetti scuri. Li ho comprati perché a un certo momento si usavano. Ma li uso molto di rado perché boh, non mi trovo molto. Ho preso una matita troppo chiara. Vabbè, questo è il 101. Anche troppo. Adesso dice, ah! Dice, ma dove vai? Sul marciapiede? No, sfumiamo tutto. Ok.
io mi tengo l'ananas in camicia di forza. Questo è l'effetto. 25 minuti, cioè, sarete rimaste in due. Mamma mia. Spero che vi sia piaciuto. Vado a farmi la tinta dei capelli. Ciao, buon fine settimana.